Presentato nella Sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano, il calendario dell'esercito 2017, ispirato alle innovazioni della Grande Guerra. È stata una grande opportunità, un grande privilegio, la prima volta nella storica e ottocentesca Sala del Consiglio della provincia di Padova, nuova provincia di Padova, un'opportunità importante perché di fatto corona quello che è stato un anno ricco di iniziative in collaborazione con l'esercito, con il comando Forze Operative Nord, con il generale Stanno che ringrazio veramente tanto perché quest'anno siamo riusciti a lavorare e a collaborare per iniziative importanti che parlano e raccontano la guerra, ma raccontano e parlano di guerra per far capire e ricordare quanto è importante la pace. Iniziative che avranno conclusione per il 2016 con l'evento del 15 dicembre, ma di fatto continueranno anche nel 2017. Speriamo che questo tipo di iniziative possano risvegliare quei sentimenti e quella consapevolezza che ne abbiamo tanti bisogni perché in questi giorni tensioni, conflitti somigliano sempre di più a quelli di quei tempi dove uomini e donne hanno dato la vita per donarci quello che è oggi la nostra società libera e in pace. Quindi questa è la grande opportunità per cui noi ringraziamo. Oggi il Calendesercito arriva in sala consiglio ottocentesca della provincia di Padova, è una grande e importante novità e di questo ne siamo grati. Siamo sempre nel centenario della Grande Guerra, abbiamo fatto tante belle manifestazioni e quindi non poteva che concludersi con il Calendesercito del 2017, ancora una volta incentrato su un aspetto tipico della Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale che sappiamo tutti e penso che lo sappiano anche i nostri ragazzi che sono qui, che è stato particolare perché hanno usato delle tecnologie veramente all'avanguardia per quei tempi. Però la tecnologia non è soltanto tipica dell'esercito, quindi di un concetto di guerra, di operazione di belliche, ma serve soprattutto per operazioni di pace. Tutti i droni che noi usiamo, li abbiamo usati anche dove non potevamo passare nelle zone rosse, cosiddette zone rosse del terremoto che c'è stato poco tempo fa. Quindi diciamo che l'esercito anticipa, però sviluppa tutto il discorso della società civile.